Buongiorno, questa è la nostra sistemazione in macchina. Marta lì che dorme ancora. Buongiorno, fuori è una giornata bellissima. Guardate come ci siamo accampati e siamo in questo luogo veramente sterminato e bellissimo. Vedete tutti questi prati immensi? Qui siamo nelle Creti Senesi e più tardi andremo a fare un bel trekking e andremo a scoprire il deserto di Ancona, un deserto italiano, anche se non si direbbe, però se qui venite in estate, quando è tutto bello arido, quando è tutto bello secco, ci sono dei bellissimi giochi di luce e di terra bruciata, insomma è molto caratteristico. Vedete che luoghi fantastici. E che dire, ora facciamo colazione e poi ci avventuriamo a fare questo trekking. Il pannello solare è tutto a posto, è qui sopra il tetto. Apriamo dietro. Si possono levare gli oscuranti che ci hanno protetto dal freddo e dall'umidità, che poi comunque siamo stati molto bene, non era molto freddo. Alla fine ha fatto 9 gradi stanotte, quindi una cosa tranquilla. Abbiamo comunque il nostro bel piumone e quindi stiamo tutti molto bene. Ora qui si prepara per fare la colazione. E tiriamo fuori il nostro cassetto. Così ci apprestiamo a preparare tutto. Dai, ci stiamo preparando per la colazione. Un bel orzino, un caffeino, le crostatine e qui è il nostro accampamento. Ecco il caffè cascino. Partiamo. Inizia qui l'anello delle Biancane di Leonina. E già vi possiamo far vedere che c'è un bel trekking in mezzo a queste vie bianche, sterrate, con tutti i cipressi. E qui a sinistra vi facciamo subito vedere laggiù, vedete tutte le conformazioni tipiche di questi calanchi, quelle sono le Crete Senesi e sono il deserto di Ancona, perché bene sì, in Toscana c'è un deserto. Non è il tipico deserto dove c'è distese di sabbia, arido per chilometri, però nel suo piccolo è definito un deserto. Soprattutto d'estate è molto bello, perché quando è tutto secco e arido, allora fuoriesce tutta la terra bianca, questa molto chiara, che dà questo nome alle Biancane. Giallo del campo, della colza, è meraviglioso il contrasto con il verde. Vero? Meraviglioso. Nellate pittoriche. E poi questo verde a perdita d'occhio e queste formazioni a pinnacolo, che poi sono calanchi, giusto? È un altro percorso che porterebbe Biancane, vedi, qua si vale Biancane. C'è tutto l'anello, perché qui è un anello circolare che fa tutto il giro, quindi noi possiamo girare intorno. E da qui si va al sito transitorio, vedi? È un anello. 3,5 km, passando dalle Biancane di Leonina. Quindi noi ora facciamo questo percorso. Sì. 2 km Biancane di Leonina, poi c'è il sito transitorio e il castello da Leonina a chiudere.
sul cartello nostro vicino a dove abbiamo dormito. Dicevo, eppure il castello di Leonina lo troviamo subito qui davanti, e invece nel cartello lo mette come ultima tappa da vedere. Non mi tornava, ma perché l'anello parte da qui, quindi fa il giro così, praticamente in senso orario. Facciamo così e quindi è Biancane, sito e castello di Leonina, a quel punto rimane da ultimo e poi noi torniamo indietro per arrivare al parcheggio. Nel sito diceva, parlava di una sbarra, diceva il parcheggio all'inizio della strada dove abbiamo dormito stanotte, sì. E poi c'era la sbarra da sì. Oltrepassare. Quando trovate questa sbarra verde è tranquillamente bypassabile perché c'è uno spazio pedonale lì, potete tranquillamente prendere il sentiero e proseguire nel giro. Sono tutti sentieri segnalati, come al solito con la striscia bianca e rossa, sono sentieri tracciati e quindi non si invade nessuna proprietà privata, sono tranquillamente percorribili. Sì. Vedete là tutti i calanchi e questa è la stradina che ora fa il giro circolare. Noi facciamo quella strada, passiamo lì sopra e fa tutto ondulato, sali e scendi su quelle colline fino in fondo e poi si torna indietro da questa parte. Sing, won't you sing with me? Leave everything for me, stay the night, oh, miss your flight. Walk through the rain with me, get soaked to the skin, feel free, shut the world out, let's hang out. Oh, I used to see in colors, now it's gray. Till I met you at the concert the other day. E ci dirigiamo verso i calanchi, quelli laggiù. La giornata è soleggiata, fa un discreto caldino per essere le 9:30 di mattina. Quindi se fate questo percorso vi suggeriamo di portarvi una bella borraccia d'acqua fresca e un cappellino. Poi se avete anche i bastoncini da trekking possono servire. Bella questa sali scendi, la strada che fa su e giù, ma è bella. E poi queste colline verdi fantastiche. Qui è bello venirci nelle quattro stagioni e vedere la differenza. Immaginate quando l'inverno è tutto innevato e l'estate invece è tutto arido, cambia completamente il colore. Vedete lì c'è un primo calanco. Lì c'è un calanco che sembra una collinetta messa lì di sabbia da qualcuno. Molto strano, particolare. Come i castelli di sabbia che facevamo da piccoli al mare per giocare. Sembra un po' la formazione lì. Eccoli laggiù, stiamo per raggiungere tutta quella serie di calanchi. Ora ci avvicineremo così andremo a vedere da vicino come sono. Bene, qua non c'è un filo di vento, caldo sì, ma giusto. Si sta veramente bene, è una giornata ideale per fare questa escursione. Molto molto consigliata, ragazzi. Yeah. Il posto è veramente notevole.
a volte si scoprono dei posti che uno magari c'ha anche vicino a casa e non ci è mai andato, no? Sì. E qui è per passare una giornata in mezzo alla natura, è un bel posto, veramente consigliato. Guardate questo come si vede bene. Guardate qua che calanchi. Wow, guardate che magnifico paesaggio. Qui è veramente spettacolare. Ecco, questo è un buono spot per fare delle belle foto. E ora facciamo guidare il nostro drone. Ciao drone, portaci immagini spettacolari, ciao! Hey darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city life. Hey darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. And get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty. With the wind blowing in your hair. We can look back someday. Visto? Oh, belle queste, che colori. Sì, sembrano mucchi di sale, sembra di assistere alle saline, di vedere le saline, da questa impressione qui. Le saline, vero? Sì. E invece sono i calanchi. Sono i calanchi. La collina accanto sia tutta verde, piena di erba, e loro invece si stagliano su questo cielo azzurro e non sono ricoperti se non in piccola parte da erba. Veramente è una cosa molto impressionante. La natura, ragazzi, ha una forza incredibile.
Lì vedete c'è anche un laghetto, ce ne sono tanti di questi laghetti sparsi in giro. Questo è molto molto bello e caratteristico. Guardate poi che verde che c'è intorno. Anche l'acqua stessa riflette tutto il verde circostante, molto molto caratteristico. Guardate qua che tripudio di colori, che spettacolo, veramente una cosa bellissima. La natura in questo periodo primaverile è fantastica. Ci sono fiori gialli, rossi, bianchi. Poi con questi paesaggi colorati è tutto molto più bello. Fantastico, merita veramente una vista questo posto. Ecco, qui siamo arrivati sulla cresta, infatti si spoggetta dall'altra parte e vedete, lì si vede il paese di Arbia e lassù c'è Siena, vedete tutti i campanili? Qui bellissimo, è un paesaggio spettacolare, veramente. Wow, che bellezza, fantastico. Guardate come cambia il paesaggio. Cambia ogni 50 metri, si aprono nuovi scenari. Fantastico, bellissimo. Ci si apre una bella banana, che un po' di energia ci vogliono per affrontare queste salite. It's getting too loud in here. It's time to get out. I'm reading you loud and clear, though. There's no need to shout. In time will be all we need. But for now we'll take all the pieces, all of the reasons to stay. Tonight.
Questo è il sito transitorio di un artista francese, Jean-Pierre, come era? Jean-Pierre Philippe. E la particolarità è che durante il solstizio d'estate si può vedere il sole che spunta da dietro. E qui c'è una panchina di pietra dove ci si può sedere e godersi lo spettacolo. Questa è la seduta che è posta davanti alla pietra rettangolare, che praticamente simboleggia una finestra che ha la visuale sulla vallata, sul mondo, e si vede esattamente la veduta centrale da qui, dalla finestra sulla valle. E questa è la finestra che si vede sul panorama. Sito transitorio, vedete, e laggiù si vede tutta Siena. Quindi quando il sole tramonta là dietro sbucano le luci della città e le prime stelle nel cielo. Questa è la pietra sdraiata, perché sono tre tipologie di scultura: la pietra sdraiata, la panchina verticale e la finestra sul sole del solstizio d'estate. Senti bene che all'ombra. Oh, mamma mia, che nel deserto il sole picchia. Stiamo rientrando alla macchina e ci faremo un bel pranzettino, perché è l'ora di pranzo, appunto, e abbiamo una discreta fame. Gnam. Ieri sera invece non si è ripresa, ma siamo arrivati qui che era praticamente tardi, era quasi buio, si è fatto una cenetta in macchina, ma oggi pranzo sarà bello, bello importante. È pieno di laghi, questi laghetti in mezzo al verde, alla natura più incontaminata. Guardate che pace, che oasi di pace. Qui intorno ci sono delle proprietà veramente notevoli, eh? Secondo me c'è un po' di agriturismi, bed and breakfast, ville, rete chateau, tenuti veramente bene, no, veramente tanta roba. E qui c'è quello che rimane di un vecchio trattore, guardate che roba, tutto bello arrugginito. Qui per esempio abbiamo il castello di Leonina, che è questo relais chateau, che deve essere veramente tanta roba. Noi facciamo la stradina esterna perché non possiamo entrare, non essendo usufruitori della struttura, però da quest'altro lato, insomma, che dire, godono di un notevole panorama. E laggiù c'è quel puntino che è la nostra macchina al sole, così i pannelli solari caricano e il frigorifero si mantiene fresco. Qui stanotte c'erano dei ragazzi con le tende piazzati qua, con tutto questo paesaggio di fronte. Ultima discesa che ci porta la macchina e si mangia. Ed eccoci tornati alla macchina. Abbiamo fatto con il contapassi 9.143 passi, 6 km e 400 metri. Vai, prepariamo il pranzetto. Si scaldano due piadine. Poi qui abbiamo l'insalata di pollo avanzata da ieri sera, un po' di roba varia. Il frigorifero ha mantenuto tutto al fresco e quindi siamo pronti per mangiare. Tutto questo. Tovagliolo. Il pranzo è pronto, buon appetito. La caffè. Esce.